caffettino. No, non ci credo. Caffettino. Cioè un anno dopo Sandro e Alfredo sono sempre inquietanti e no, 2 anni dopo. È così. Caffettino. Scusate ragazzi, ma voi a distanza... Questo è caffettino brasilero, Brasile. Scusate ragazzi, ma a distanza di 2 anni è cambiato il ristorante, è cambiato, che c'è una pandemia mondiale, no, e voi ancora siete su piazza. Via, tu però mi devi fare, tu mi devi garantire l'incontro. È diventato cieco nel frattempo. Scusate ragazzi, ma voi quindi ancora non vi siete fidanzati, cioè... No, la situazione... Ancora non siamo diventati, non siamo passati su un'altra sponda. Alfredo è stato pizzicato con un brillantino sul labbro superiore. Via, è una illazione questa, guarda. Non ma lui lascia tracce volontariamente per farsi, per dissimulare il suo stato di impossidenza, di donna. No? Allora, ragazzi, ordiniamo... Atteggiamento interiore, allora, una sorta di colonizzazione ideologica, come ha detto il Papa, no? Papa Francesco si è espresso esaurientemente sul tema della colonizzazione ideologica. Questo va, cioè voi dopo il mio precedente video avete rimorchiato? Assolutamente cioè no. Cioè sono passati 2 anni. Abbiamo messo una pietra sola, sopra definitivamente. No, perché sono proprio delle sulla base tesi, del tuo video. Non c'è più nessuna possibilità, almeno in pianura pontina, poi... Bello questo ristorante. Bello. Come sì. Si chiama? Facciamo, facciamo un po'. Marchetta. Come si chiama? Il ristorante si chiama l'Oasi. Chiamiamo un attimo il coso. Aspetta, chiamiamo il gestore Francesco. Come siamo facendo il video? Ah, stanno parlando di cose serie.